Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e come ogni martedì esce un nuovo video delle Makeup Angels, un video che riguarda me, Fabiana e Betty. Per questa settimana, ovviamente, visto che c'è stato Sanremo, vi proponiamo proprio un makeup riguardante proprio questa questa ok. Questo evento, diciamo. Allora, ognuno di noi ha scelto un make-up da realizzare e io non mi ricordo le altre due cose hanno scelto. Io ho scelto diciamo, il gruppo vincitore di questo Sanremo, che sarebbero i Maneskin, e in particolare io farò il make-up di Damiano. Mi dispiace, ma io non ho seguito Sanremo, anzi ho seguito qualche traccia perché c'era il Ibrahimovic. Perché c'era il calciatore del Milan, perché a me piace, seguo il Milan perché sono tifosa del Milan, mio figlio è tifoso del Milan, tutti siamo quasi tutti, tifosi del Milan, e quindi diciamo seguivo qualche cosa così, ma di più su Instagram o su TikTok. Andiamo a fare il make-up. Io ho scelto questo, non so se si vede, questo proprio della finale. Mi piaceva anche quello degli altri personaggi del gruppo, però lui mi piace di più, e quindi va bene? Iniziamo. Allora, ovviamente dopo dobbiamo andare a vedere cosa combinano quelle due, perché non si sa mai cosa possono combinare quelle due. Comunque, andiamo a mettere un correttore. Sapete che io utilizzo il correttore sugli occhi. Spugnetta. Ho appena lavato le spugnette, quindi le tengo qua a portata di mano. E niente, ditemi se voi avete guardato Sanremo, se voi guardate in generale Sanremo, cioè se vi capita e tutto. Questo correttore ne devo mettere di più ogni volta per dare più presenza. Comunque, ditemi se anche voi guardate Sanremo. Io sinceramente non lo guardo, ma anche per tutto quello che è successo, è stata anche una specie di ripicca per quanto riguarda il fatto di non vederlo, perché cioè, avete chiuso tutto, ci cioè, avete richiuso di nuovo a casa in tutto e per tutto. Però Sanremo non lo bloccate, cioè la cosa che mi dispiace è che hanno bloccato teatri, non potete andare da nessuna parte, però Sanremo, perché Sanremo è Sanremo, scusate, anche gli altri hanno bisogno di lavorare, cioè tutte le persone che lavorano in teatro, che è una cosa bellissima, cioè questo mi dispiace. Andrò ad utilizzare la Natasha Denona. Sì, va bene, mi sta piacendo questa palettina e quindi la utilizzo in tutto e per tutto, va bene, bla 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 bla, lo sapete tutti. Non so spiegarvi il mio amore per questa palettina, ma mi piace. Allora, inizio col mettere il nero. Allora, in base a come io ho visto, questo è un nero, non è proprio nero, non è un nero 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 nero, però utilizzo questo e lo vedo sfumato fino a metà in base a com'è nella foto. Ovviamente mi baso sulla foto, non avendolo visto dal vivo, tra virgolette, non avendo guardato Sanremo, questo è quello che riesco, tra virgolette, a capire come potrebbe essere questo make-up. E mi sembra di averlo già fatto. Comunque, anche se a mia sorella piace la canzone dei due siciliani, se non mi sbaglio sono siciliane proprio, viva la Sicilia ovviamente. Dice che sono bravi e tutto. No, ma li dovevi vedere, il gruppo che mi è piaciuto, per me doveva vincere, dice, questo gruppo. Mia sorella gli piace tipo questi due ragazze, due signore, non lo so. Quella musica leggera. No, io sono negata per cantare, non chiamatemi mai. Vado a prendere la Transition. Io proprio di tonalità posso solo urlare. Non faccio altro.
Allora. Poi ha un grigio. Un grigio che sembra anche metallizzato. E io andrò a prendere questo qui. E lui ce l'ha proprio. Veramente questo mi sembra un po' scuro. No. Non mi piace questo grigio. Mi sembra troppo scuro. Vado a prendere questo qui della Essence che è molto più chiaro come grigio. E lo vado a mettere. E lo vado a mettere tutto l'occhio. Sì, forse questo qui metallizzato. Sì. Questo metallizzato perché si vede che ha un grigio metallizzato. E niente, perciò a mia sorella gli piace questa canzone, a mio figlio, che sarebbe il figlioccio, lo stesso gusto proprio della madrina, gli piacciono queste, proprio questa musica. Infatti dice, sicuramente dice, queste saranno quelle che piaceranno di più. Io sinceramente, senza uscire dai miei standard, a me Rama piaceva tantissimo, piaceva Rama. Cioè, in base a come ovviamente sto sentendo Irama, non mi ricordo, non mi ricordo gli altri, scusatemi, ma un vuoto. Che c'era oltre Irama? Chi c'era? Ah, Arisa, mi è piaciuta anche Arisa. Devo aggiungere il colore qua. Arisa. Oddio. Sapete che non mi viene. Ma proprio niente. Chi c'era? Arisa. Nel frattempo che finisco l'occhio, penso agli altri cantanti. Vado a mettere quel grigio che avevo preso poco fa, che non è proprio un grigio. Lo metto qua. Ho preso il primo colore che avevo fatto vedere per il grigio e l'ho messo proprio qui all'attaccatura per continuare il nero, per alzare un pochettino l'occhio. E credo però di dover sfumare sempre quella parte e utilizzerò però la cipria come faccio spesso. Anzi, leggerissima. Sì, questa canzone è quella che piace a mia sorella. È quella che si sente, eh? Scusatemi, ma non mi vengono in mente altri cantanti. Credo di dover sfumare con un grigio. Che dite? Per alzare un pochettino, perché in base riprendo la foto. Vabbè, lui per adesso ha l'occhio un pochettino più chiuso, quindi lui ha uno sguardo stupendo, veramente stupendo. Allora, metterò un po' di grigio. No, qui grigio non c'è. Metterò quel grigio metallizzato della palettina sempre di Natasha Denona, quello che ho messo al di sopra. Lo metterò qui per unire i due colori. E poi sistemo sempre. Che ci fai per nell'era? Sistemo sempre il nero. E aggiungo un po' qui sporcando. Ovviamente loro sono usciti, se non mi sbaglio, fuori un po' dall'occhio, sì, un po' più nero proprio alla fine dell'occhio.
e alzo un pochettino con il pennello sempre sporco. Alzo un pochettino, proprio sfumando la parte di sopra per alzare un po' l'occhio, ovviamente in base al mio, visto che ho un occhio incappucciato, senza prendere il colore, sfumando proprio quello che abbiamo nel pennello e alzando un pochettino proprio il nostro occhio. Adesso vado a mettere la matita, dove l'ho lasciata qui, la matita, questa qui della Wet n Wild, perché la commessa di acqua e sapone mi ha detto: guarda, questa è la matita migliore che abbiamo e che le persone ogni volta cercano. 2 ore e 50 di matita, scrive benissimo all'interno dell'occhio, ciao ciao ciao, e ovviamente la proviamo. Io non devo tenere il make-up così tanto, però ci proverò, vediamo se riesco a tenerla. Allora, lui ha anche la matita, credo come sia tipo un eyeliner, anche all'interno dell'occhio, da questo lato. E credo anche di mettere l'eyeliner. Dov'è? Dov'è il mio eyeliner? Dov'è? Metterò anche l'eyeliner, questo metallizzato di Kiko. Lo metterò sull'occhio, vediamo come viene. Mi avvicino, anche se voi non mi vedete. Se non mi vedete, ovviamente o velocizzo o questo è una specie di grigio canna di fucile. E credo che ci sia bene come colore. Lo metto all'attaccatore. Senza fare codino, ovviamente, perché non c'è bisogno. Poi lui sporca l'interno proprio dell'occhio. Io aspetto che si asciughi un po' l'eyeliner perché è un pochettino liquido. Vado a fare l'altro occhio e la base. Vado a fare l'altro occhio e la base e torno subito. Ci vediamo dopo. Allora, ho appena finito di fare l'altro occhio, la base. Ditemi cosa ne pensate. Ovviamente come base sto utilizzando sempre questa, visto che non si deve uscire, visto che il colore è diverso e tutto lo utilizzo perché ovviamente lo voglio finire. Vi faccio vedere già quanto ne ho utilizzato, vedete? Perché ovviamente non è che dice ti trucchi sempre. Io lo faccio spesso quando faccio i video, quindi mi adeguo. Allora, andiamo a mettere il colore nero al di sotto della palpebra, proprio perché lui ha tutto l'effetto tipo, sapete, tipo sporcato di sotto, e quindi lo facciamo. Quindi andiamo a sporcare le ciglia di sotto. Ho messo il mascara è sempre quello di Astra, perché non apro tanti mascara. Io non sono una persona che esce tanto, specialmente in questo periodo e tutto, quindi mi sembra inutile aprire tanti mascara, perché ovviamente a me niente regala. Cioè, nessuno regala niente, automaticamente me li compro e automaticamente non mi va di buttare dei soldi per prodotti che poi seccano subito e non posso utilizzarli. Quindi spesso mi capita di leggere: ah, ma hai comprato tanti fondotinta, ancora non li stai utilizzando. Certo che non li utilizzo, di sicuro non li utilizzo per fare i video, visto che non devo uscire, non devo fare niente, non mi sembra ovvio come cosa. Però anche le persone del genere hanno bisogno di una risposta. E quindi gliele diamo. Allora, non mi vengono altri in mente, forse Malika Yan come gruppo. C'è un ragazzo che mi piace tantissimo, che ha tanti orecchini, aveva quella voce. Quello mi piace pure. Cioè, mi piace. Una canzone che ho sentito è anche carina. E
Oddio, ho un vuoto, proprio un vuoto totale di chi c'era. Come si chiama? Aspetta. Dio. No, non mi viene. Cioè, non mi vengono. Orietta Berti aveva una. Cioè, aveva. Ha una bellissima voce. Mi è piaciuta tanto e in questo momento ho un vuoto. Scrivetemi nei commenti chi è stato il vostro personaggio preferito e la canzone che avete preferito. Se invece ambedue, cioè, lo scrivete ugualmente. Sia il personaggio che la persona che preferite di più in assoluto di questo Sanremo. Vado a mettere all'inizio dell'occhio anche l'ombretto questo qui di Essence perché è molto molto bello e molto luccicoso. Lo mettiamo qua per continuare la scia. Ora ovviamente mano a mano che andranno le canzoni si capirà chi è il vero vincitore. Anche se ho visto quando c'era Alessandra Amoroso con Emma, sinceramente, se c'era questa canzone, le bombe atomiche, perché loro sono bravissime tutte e due, a me piacciono veramente tanto, tanto, tanto. Come contouring andrò a utilizzare questa qui di Essence, che è la prima volta che la utilizzo. Vediamo come mi trovo. Questa è proprio la mia primissima volta. Oddio, l'ho utilizzato. Vado a prendere la parte più scura, ovviamente, ambedue i lati. Tolgo l'eccesso. Lui è magrissimo. Cioè, io dovrei fare contouring da qui fino all'eternità per essere per avere la sua i suoi zigomi. Però ci proviamo, ci proviamo. Ovviamente, cioè nella foto non si nota se ha blush o altro, quello non si nota, però noi lo mettiamo lo stesso, facciamo una cosa più naturale. Allora, come blush, ovviamente vado a prendere il mio preferito di Astra, che è sempre un color biscotto. Lo vado a mettere sempre con lo stesso pennello, che non mi viene bene di nuovo. No, preferisco prendere il pennello cioè il pennello proprio adatto, che sono un po' sporchi. Ma mi sa che devo lavare i pennelli. Visto che siamo a casa, possiamo anche passare il tempo a lavare i pennelli. Alcuni dicono: "Ah, ma c'è il rischio che ci chiudano, non ci fanno uscire." Perché state uscendo? Perché state andando da qualche parte? Cioè, io quest'anno ho sceso siccome faccio il cambio stagione, ho sceso dal sorpalco, quindi dalle scatole e tutto, solo pigiame e solo quello. Basta. Non ho sceso altro. Allora, adesso andiamo a vedere cosa mettere sulle labbra. Io direi un qualcosa di nude, soffice, non soffice. Un qualcosa di nude. Vado a cercare cosa mettere sulle labbra e torno subito. Allora, sulle labbra vado a mettere la matita di MAC Soar. E come rossetto vado a mettere il Super Stay Link Crayon di Maybelline nella colorazione 15. Questa è la prima volta che lo utilizzo, non l'ho mai utilizzata, sinceramente. Allora,
Beh, ragazzi, questo è il make-up che ho realizzato per quanto riguarda i Maneskin, credo che si chiama Damiano il ragazzo, molto molto carino, complimenti. E non lo so, ditemi cosa ne pensate. Ovviamente aspetto giù nei commenti, ditemi chi è stato il personaggio preferito che vi è piaciuto di questo Sanremo, se l'avete guardato. Se non l'avete guardato, scrivete, non l'abbiamo guardato. E se c'è la canzone che vi è piaciuta di più, nei commenti, così vedrò se vi è piaciuto oppure no. E niente, che dirvi, ovviamente andiamo subito a vedere cosa hanno combinato le altre due e che personaggio o cantante hanno scelto, perché dovevamo scegliere o un personaggio o un cantante. Sono molto curiosa di sapere cosa hanno combinato le altre due, perché veramente sono delle persone fantastiche e con loro sto riuscendo a capire anche dei dettagli, delle cose, dei meccanismi per quanto riguarda il trucco del make-up, che sinceramente guardando il make-up così in generale non avevo capito. Loro mi stanno insegnando un sacco di cose e io credo di imparare qualcosa. Non lo so, ditemi se i loro insegnamenti hanno dei frutti su di me oppure no. Per quanto riguarda questo video, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!